Never get away in my heart and I'm a meatball. Fermati, Pegasus, aspetta un momento. Che cosa c'è, Sirio? Ho appena urtato contro qualcosa, ma non riesco a capire che cos'è. Aspetta. Ah, ma quello... Una testa d'uomo. Come può essere, Pegasus? Una testa d'uomo che sbuca dal pavimento. Guarda meglio, devi esserti sbagliato. Oh! Sì, non è l'unica. Il pavimento è pieno di teste. E non solo il pavimento. Le pareti. Il soffitto. Tutto è pieno di teste. Santo cielo, è spaventoso. L'intera casa è tappezzata di teste. Chi avrà fatto una cosa simile? Benvenuti alla quarta casa. Il cavaliere di Cancer. Dragone, ci rincontriamo. Conosci quest'uomo, Sirio? Come? Quando è successo? Durante la mia convalescenza ai Cinque Picchi era venuto per ricondurre in Grecia l'anziano maestro. Il grande Moore gliel'ha impedito. Chi ti proteggerà stavolta, dragone? Quale santo protettore invocherai a tua difesa? Forse il caro Pegasus? Maledetto. Presto anche tu raggiungerai questi uomini, Sirio. Presto anche tu sarai come loro un trofeo vinto in battaglia. Da quel momento non avrai più pace e vagherai per sempre in questa mia casa di Cancer. Non proverai più alcun dolore né lamenti o lacrime, solo oblio, un oblio senza fine. Quanti nemici ho ucciso nella mia vita, tutti quelli che hanno osato intralciare il mio cammino. Tutti ora sono qui con me per tenermi compagnia nei momenti più tristi. Ti fai vanto della tua crudeltà. Non sei degno dell'armatura che indossi, Cancer. Dragone, questo è il pianto di un bambino. Ci sono anche bambini fra le sue vittime. Che cosa? Dei bambini hai detto? Come hai potuto, Cancer? Beh, non lo so. Devo averli uccisi senza rendermene conto nel corso di chissà quale battaglia, sapete? È talmente difficile distinguere quando si è così presi dalla lotta. Voi mi capite, vero? No, Cancer, mi dispiace. Noi non capiamo proprio niente. Soltanto la tua follia! Lascialo perdere, Pegasus. Non capisci che sta solo cercando di provocarti? Se è per questo, ci riesce benissimo. Io non sto cercando di provocare nessuno, dragone. Non vorrete dirmi che voi fate caso a chi colpite durante la battaglia? Adesso basta, cavaliere. Invece di sprecare il fiato, combatti, vigliacco. Come preferisci tu, maledetto. Maledetto io. No, aspetta. Essere indegno, dovresti essere l'ultima persona ad indossare un'armatura d'oro. Voglio strapparti quella corazza, Cancer. Mi dovesse costare la vita. Ora difenditi! Dragone, quanto mi piacerebbe poterti aiutare, amico. No, Pegasus, tu hai una missione ben più importante. Devi aiutare Crystal, devi salvarlo. È vero. Sbrigati ora. Temo che non ci sia più molto tempo. Corri alla quinta casa, presto, non esitare. Come vuoi, Sirio. Stai attento e vendica pure me. Fulmine di Pegasus! Mi fai il solletico, Pegasus! Ciao a tutti, ragazzi, e ben ritrovati dal vostro Mr. Frank. Oggi parleremo di lui, Death Mask del Cancro, considerato il personaggio più macabro di tutta la serie. Come al solito faremo il montaggio del totem e del personaggio. Sapevate che di Cancer esistono attualmente 20 versioni sia dal periodo storico che ai giorni nostri? Ovviamente quando avrete visto tutto il video basta che cliccate sopra il titolo in questione e vi usciranno tutte le serie di Cancer, così come è stato per Sagittario, così come è stato per Bilancia. Ogni personaggio, come ho detto già nel dossier precedente dedicato a Sagittario, ogni personaggio, non solo io nel video citerò i numeri, ma poi dopo potete trovare in forma scritta ogni versione di ogni singolo personaggio, dal periodo storico di Bandai fino ai giorni nostri, con i falsi e gli originali usciti in tutto il mondo, proprio dal periodo storico ai giorni nostri. Bene, partiamo subito, ma partiamo dalle talloniere.
Molto spesso mi è capitato, mi sono capitati messaggi dove mi scrivevate: ho ricevuto due talloniere uguali. Allora, le talloniere devono essere così, cui poi dopo vanno invertite nei piedi. Però ci sono state persone che hanno ricevuto solitamente due talloniere sinistre o due talloniere destre. Lo vedete soltanto, soprattutto quando lo andate a montare, perché anziché essere così, sono così e viceversa. Quindi state veramente molto attenti quando comprate cancro, che sia col box o senza box. Controllate in primis che ci siano tutti i pezzi, dopo controllate che ci siano sempre i copripiedi e soprattutto le talloniere. Dopodiché vi svelerò un altro trucchetto anche di cancro. Quindi praticamente, ragazzi, devono andare in questo modo. State veramente molto molto attenti, perché molto spesso quando vi fanno le foto stanno messe in questo modo, buttate così dentro al polistirolo, e quindi voi magari vedete semplicemente che sono presenti tutti e due e non ci fate caso. Quindi fatevi fare delle foto decenti in questo modo, dove avete la possibilità di vedere se sono tutti e due sinistri, se sono tutti e due destri o se sono destro e sinistro, come devono realmente essere. Molto spesso mi avete chiesto: ma come mai succede questo? Io non credo che sia dovuta per colpe di Bandai, anche perché all'epoca non c'era la qualità e il controllo di oggi, o meglio, Bandai fa comunque il controllo qualità sui MIT e compagnia bella, ma è un altro modo di fare. All'epoca invece tutti i giocattoli, che siano Cavalieri dello Zodiaco o meno, comunque erano di buona qualità, ma c'era tanto controllo di qualità sia sulla versione europea che sulla versione Japan. Però, per carità, può succedere di tutto, quindi può essere anche dovuto a un problema di Bandai, nessuno lo può realmente sapere con certezza. Però sta di fatto che comunque sia, per evitare poi determinate fregature, non basta vedere dentro al polistirolo che questi due ci sono, fatevi fare foto del genere, perché almeno così vedete veramente se c'è il destro o il sinistro. Sinceramente, per come la vedo io, secondo me chi ve le ha venduti non ha fatto caso alla cosa, ha trovato il primo pezzo che aveva visto e l'aveva messo dentro al polistirolo. Secondo me è la scusa più plausibile, non mi sento di dare colpi a Bandai. Però ripeto, se voi ogni cosa, che tipo i copripiedi, talloniere, che vale per Cancer, come vale per Sagittario, come vale per Libra, come vale per Phoenix, fatevi fare sempre le foto. Perché non basta che sia nel contenuto dentro al polistirolo, perché così è troppo semplice. Voi fatevi fare sempre le foto. Se un venditore si rifiuta per qualsiasi motivo, e beh, ragazzi, allora lì lasciate veramente perdere, perché allora lì mi dà veramente molto da pensare, perché una persona seria, una persona che sa di non essere nel torto, non si fa scrupoli a fare foto. Io l'ho sempre fatto. Quindi non vedo dove sia il problema. Chi si rifiuta evidentemente ha qualcosa da nascondere in generale. Va bene, mi sono prolungato troppo. Comunque, una volta effettuato questo, va messo qui il copripiede e quello sinistro andrà invece a destra. Perché tutto questo? Perché deve fuoriuscire, vedete? Non è come Phoenix che le talloniere non si vedono, o come Libra. In questo caso Cancer si devono vedere ampiamente. Bene, andiamo a montare il personaggio, che ovviamente è di una facilità incredibile, vale sia per il totem che per quanto riguarda il cavaliere. Per quanto riguarda Cancer, come ho detto prima, vi avrei svelato un altro trucchetto, e sono i pernini all'interno delle due spalline. Molto spesso fate veramente molta attenzione, siccome le spalline nel polistirolo sono messe in questo modo, quindi voi non vedete all'interno com'è, state veramente molto attenti, perché capita troppo spesso, sia con box che senza, che i pernini o sono totalmente rovinati, quindi non va bene a incastro, o sono del tutto rotti, che è peggio ancora. Se vi dovesse capitare una cosa del genere, utilizzate poi il patafix, non utilizzate la colla, che sarebbe veramente veramente peggio. Poi dipende ognuno quello che ci vuole fare, però se un giorno decidete magari di liberarvene, è chiaro che poi dopo va detto se c'è la colla o comunque il patafix. Comunque le cose vanno sempre dette, tutti i difetti, tutte le cose rovinate, volente o nolente, vanno per correttezza sempre dette.
Vabbè, comunque tralasciando questo dettaglio, ecco, vi volevo svelare, quindi state veramente attenti, oltre alle talloniere fatevi fare molto spesso e volentieri le foto anche all'interno delle spalline. In realtà andrebbero fatte le foto a tutti i pezzi interni, perché anche i perni di metallo, molto spesso per esempio a me è capitato un Gemini con un perno di metallo totalmente rotto, o anche la spallina di Sirio il Dragone prima armatura, può succedere veramente di tutto. Però lì in quel caso è chiaro che un venditore dice: oh figlio mio, ma quante foto ti devo fare? Però vabbè, lì si può andare anche abbastanza fiducia, però almeno le spalline di Cancro, oltre che le talloniere, fatevi fare sempre le foto all'interno. Va bene, veniamo a noi. Vi ricordate, per chi ha visto il dossier di Sagittario, che praticamente è stato pubblicato ieri, e come vedete sono parecchio veloce su tutto, vi ricordate che avevo detto che Sagittario, Cancro e Leone non possiedono le serigrafie all'interno nei personaggi sia Japan che edizione europea? Attenzione, come vedete qua non solo c'è un numero di serie, ma c'è anche la sigla CA, che sarebbe Cancer, vale per tutte e due le spalline, così come vale anche, vedete qua sotto c'è la scritta CA, vale per tutti i pezzi di plastica. Però i pezzi di metallo per Sagittario, Cancro e Leone non hanno avuto la serigrafia. Purtroppo su questi tre personaggi è andata così, quindi quando qualcuno fa le cosiddette furbate di inserire i pezzi del 2000 o pezzi di qualsiasi fake di Cancer, Leone e Sagittario, state veramente molto molto attenti. È chiaro che lì ci vuole l'occhio di un esperto, in questo caso potete contattare lo staff di Saint Seiya Vintage Legend Italia e sicuramente troveremo insieme la soluzione migliore. Il punto è che bisogna stare veramente molto molto attenti, perché in generale stiamo scoprendo tantissime persone che, sapete cosa fanno? Prendono tutti i pezzi sfusi in lotto e completano poi i vari personaggi, cui dopo vi diranno sono tutti originali i pezzi, e molto spesso e volentieri capita che in realtà i pezzi sono totalmente falsi. E per falsi intendo che anziché il pezzo originale Bandai ci mettono quello di un fake dell'88 o peggio ancora dell'edizione 2000-2001, che quella non solo è scadente come qualità, ma non c'entra nulla perché non è assolutamente originale. E siccome non ha le serigrafie all'interno i pezzi di metallo di Cancer, Leo e Sagittarius, e lì veramente ci vuole un occhio di un esperto. La cosa peggiore che stiamo notando è che ci sono persone che non solo fanno queste furbate e poi ti dicono no, è tutto originale, quando non lo è. Adesso si stanno addirittura ricreando i pezzi. Cosa vuol dire? Che ci sono persone che riproducono i pezzi originali, dopodiché li colorano, e li colorano anche fatti molto bene che sembrano gli originali, e dopodiché ai pezzi mancanti mettono questi pezzi qua e ve lo venderanno come originale. Non vale solo per i Cavalieri dello Zodiaco questa cosa qua, ma vale per tutto il collezionismo in generale, il che mi preoccupa particolarmente, perché se già un pezzo del 2000 su un personaggio come Cancer si fa fatica a capire quale sia originale o meno, figuratevi se questi li fanno identici agli originali, perché poi dopo, una volta che fanno gli stampi, magari c'è la serigrafia all'interno e si farà ancora più fatica a riconoscere se è originale o meno. Ma la cosa peggiore è che io capisco tutto, però riprodurre i pezzi utilizzando la tecnologia per poi spacciarli per originali, io lo trovo veramente disgustoso, così come chi fa frutti misti senza avvisare il compratore, senza dire la verità, e nonostante poi gli sbatti in faccia le prove, dicono no, è originale, fanno pure gli offesi. Sinceramente anche no, già quello lo trovo praticamente disgustoso. Va bene, come al solito si montano prima i due cosciali, che non vedo una mazza, aspetta, state sempre attenti alle talloniere, io solitamente le metto proprio per ultimo, in questo caso vabbè le avevo già montate, perché le talloniere tendono a cadere spesso e volentieri. Vale per Crystal il Cigno, vale per Libra, vale per un po' tutti i personaggi che hanno le cosiddette talloniere. Molto bene, quindi ripeto ragazzi, ripeto, Cancro, Sagittario e Leone sono gli unici personaggi dei Cavalieri d'Oro
della prima serie che non hanno le scritte all'interno per quanto riguarda i pezzi di metallo. I pezzi di plastica come spalline e copribicipiti fortunatamente sì. Va bene, una volta effettuato questo andate poi a mettere cinturone e pettorale, vabbè queste taloniere hanno rotto le scatole, non è assolutamente difficile, purtroppo quando si comprano i Lowe's, così come anche quelli dei box, può capitare qualche pezzo che cade. Un'altra particolarità di Cancro è che, come vedete, non c'è la possibilità di allargare più di tanto le gambe per colpa del cinturone che è molto stretto. Purtroppo lo hanno fatto così, vale per tutte le edizioni di Cancer, perché poi dopo anche le versioni recenti hanno questo problema, proprio perché le stampe erano sempre quelle. Anche se gli HK hanno avuto delle modifiche soprattutto nei corpi oltre che nelle colorazioni, hanno comunque lasciato questo problema. Va bene, dopodiché mettete i copribicipiti e adesso veniamo ai bracciali. Come vedete ce n'è uno piccolo e uno grande, proprio perché se andate a vedere nella serie animata i bracciali non sono così, ma questi cavalieri d'oro vintage di qualsiasi edizione e annata, come ho sempre sostenuto, sono identici al manga. Ecco perché hanno anche i copripiedi, quindi quello piccolo va a destra e quello grande va a sinistra, identico al manga. Dopodiché andiamo a mettere le due spalline. Allora, molto spesso mi capitano persone che mi dicono: ah caspita, ma sono un novizio e quindi vabbè, ci può stare che ho sbagliato a montare un pezzo. Credetemi, anche quelli che si ritengono più esperti nel settore, ho visto Cancro montato in questo modo. Vedete che non si vede neanche la testa. Perché vi sto dicendo questo? Perché quando andate a montare Cancro, le spalline devono non essere così, ma con la parte più corta. Vedete che è diverso, la parte lunga va nel retro e non davanti. Quindi quando tante volte mi sono capitati messaggi dove avete scritto: vabbè dai, sono un novizio, ci può stare, io ho sempre risposto: non vi preoccupate, perché tanto anche i più esperti, quelli che si ritengono esperti, fanno di quelle cavolate veramente allucinanti. Perché io posso capire un novizio, ma un esperto che si vanta pure e poi mi fa questi errori, è veramente madornale l'errore. Vedete, la parte corta va così e la parte del retro, quella con la parte più lunga, è fatta in questo modo. Quindi, oltre ad stare attenti alle taloniere, fatevi fare sempre le foto all'interno delle spalline, dei penny delle spalline, e una volta che le andate a montare vanno montate in questo modo, non vi potete sbagliare. Per quanto riguarda i bracciali, quello più grande a sinistra e quello più corto a destra. Molto bene, adesso andiamo a montare il totem, dopodiché ci saranno i saluti finali come consuetudine. Io colgo l'occasione per ringraziare tutte le persone che mi scrivono in privato a ogni video: è stato utilissimo, sei grande, sei un maestro, eccetera eccetera. Allora, io non sono nessuno, come ho sempre detto in privato e pubblicamente, sono un semplice appassionato che ama tantissimo questi personaggi e che comunque studia le differenze fra originale e falso. Però mi fa veramente molto molto piacere che voi apprezziate il lavoro, mi fa anche piacere chi lo scrive soprattutto su YouTube oltre che privatamente, però va bene così. Vi ricordo che questo è l'unico canale in Italia che non solo vi parla di vintage ma vi dà tutte le info, spiegazioni, curiosità eccetera eccetera. Siamo veramente l'unico, dico siamo perché l'account di YouTube è mio, ma il gruppo è di tutti, sia per quanto riguarda YouTube che per quanto riguarda Saint Seiya Vintage Legend Italia e così il forum dei Meet eccetera eccetera, che trovate sempre alle descrizioni del personaggio, anche i link dei nostri forum dove ovviamente vi potete iscrivere senza problemi. Io ringrazio tutte le persone, come dicevo prima, siamo l'unico canale in Italia a parlare di vintage, ma soprattutto che dà la possibilità anche a chi non è iscritto nel gruppo di Facebook a imparare e scoprire cose nuove sui vintage, una cosa che non è assolutamente da tutti, oltre che avere il vantaggio di essere stati primi e soprattutto essere gli unici in Italia. Comunque, andiamo a montare il totem, bando alle ciance perché altrimenti qua non finiamo più, dopo dite che faccio video troppo lunghi, però certe cose vanno comunque dette. Vedete, qua va inserito il pettorale in questo modo, deve andare tutto a incastro, qua
Dopodiché queste sono le alette, non, cioè basta appoggiarle, non vanno a incastro, mentre questo qua sì. Dopodiché mettete subito il cinturone che va, vedete, a incastro anche lui. Il cinturone deve essere totalmente aperto, non deve chiudersi, socchiudersi e con maniabella. Deve essere totalmente aperto e lo mettete dall'alto verso il basso. Praticamente la punta del cinturone deve andare a incastro dentro il perno qua. Ovviamente poi mettete il tutto in maniera dritta. È chiaro che poi può anche fuoriuscire nonostante è abbastanza stretto il pezzo. Come vedete, non cade. Mettete tutto il cinturone aperto, non lo chiudete perché altrimenti fuoriesce e deve andare tutto in modo dritto. Vi sto facendo montare il cinturone perché adesso, quando andremo a montare gli altri pezzi, sicuramente cadrà tutto. Qua vanno messe i cosciali e qui va messo il gambale. Come ho detto prima, si monta prima il cinturone perché questi pezzi, sia il cosciale che il gambale, spesso e volentieri cadono. Vedete che è un attimo. Attenzione, i cosciali vanno messi con le punte rivolte così e non al contrario. Stessa cosa i gambali. Vedete come deve venire? In questo modo. Molto bene. Dopodiché andiamo a mettere i copribicipiti. Destro e sinistro vanno messi dove è finito il pezzo, vanno messi in questo modo, vedete? Un totem molto semplice ma parecchio d'effetto. A me piace tantissimo il totem di Cancer, soprattutto l'armatura in versione animata è una delle mie preferite. Qua va messo come nel personaggio il bracciale più piccolo a destra e quello più grande a sinistra, proprio a rievocare il granchio. Qui vedete ci sono dei buchi, vanno messe le spalline e anche qui i più esperti, i famosi espertoni del settore, come sul personaggio lo montano assolutamente al contrario. Cosa significa? Significa che come vedete, come sul personaggio, anche qui la parte del collo più lunga va inserita nel retro, mentre i soliti fenomeni lo fanno al contrario, così come sul personaggio. Si ritengono espertoni, va bene, contenti loro. Fate in modo di non premere troppo all'interno, perché è per questo motivo che solitamente le spalline le trovate rotte, perché chi è andato a fare il totem, magari, o magari il personaggio, ma più il totem, è andato a premere troppo forte la parte delle spalline e quindi si è rovinato il tutto. Fate combaciare la cosa. Io adesso lo sto facendo veloce, ma vedete che deve essere tutto omogeneo, tutto dritto, non uno più sopra e uno più sotto. Dopodiché va semplicemente incastrato qui, vedete che ci sono dei fori, vedete? E va incastrata la parte del diadema. E ragazzi miei, ecco qua il totem del granchio gigante, come viene chiamato nel manga e nell'anime, come tutti conosciamo, è Cancer, o meglio, la costellazione del cancro. Bene ragazzi, nei commenti fatemi sapere chi di voi è del segno del cancro, chi di voi ha avuto questo personaggio, chi magari lo preferisce in assoluto come personaggio o come totem o come qualsiasi cosa. Fatemi sapere come sempre tutte le vostre curiosità, tutti i vostri ricordi legati a ogni singolo personaggio. In questo caso ho voluto fare Cancer, non vi svelo quale sarà il prossimo perché è una bella sorpresa. Io mi auguro che il video vi sia piaciuto, vi ricordo di cliccare like se ovviamente il video è stato di vostro gradimento, iscrivetevi al canale dove non occorre, come ho sempre detto, essere iscritti a YouTube, perché quando voi accendete il cellulare e vi registrate a Google Play, quella mail là la potete utilizzare anche per iscrivervi al mio canale, nonostante non abbiate un account YouTube, vale per YouTube così come per tutto il resto. Quindi ragazzi, non vi preoccupate, iscrivetevi senza problemi. Se non riuscite, fatemi sapere in privato. Vi aspettiamo come sempre nel nostro forum, che oramai non solo è una leggenda, ma che tutti oramai apprezzano, amano e stimano, che è Saint Seiya Vintage Legend Italia, che come dice lo slogan, un gruppo, una grande passione. E in Italia chi cerca vintage sceglie solo ed esclusivamente noi. Un caro saluto dal vostro Mr. Frank e al prossimo video. Ciao!